però di questa sono particolarmente felice perché abbiamo un collega, una persona, uno di quegli italiani che hanno avuto successo all'estero, che mi fa particolarmente piacere avere, il professor Micali, che come tutti sapete è professore a MIT, una delle università più prestigiose al mondo e che in molti modi tiene alto la reputazione della ricerca italiana in tutto il mondo. Io non ho nulla in contrario al fatto che i nostri colleghi abbiano successo in università internazionali, anzi mi sembra una cosa estremamente positiva. Ovviamente l'importante è essere capaci come università di attirare altrettanti talenti anche dalle nostre parti, ed è quello che stiamo cercando di fare, che la competizione tra università si gioca anche sulla proprio la capacità di far venire i migliori docenti, i migliori professori, i migliori ricercatori, come appunto stiamo provando di fare a Ca' Foscari, e come ovviamente magari con più successo di noi riesce a fare MIT, perché le risorse non sono proprio proporzionate. Il talento del professor Micali è stato riconosciuto in tutto il mondo, non soltanto per la qualità e quantità delle sue pubblicazioni, ma anche per i premi che ha vinto, per l'innovatività e il potenziale applicativo delle cose su cui lavora, perché la cosa interessante è che si tratta di scoperte, innovazioni, ricerche che hanno un potenziale applicativo particolarmente importante. Mi fa quindi veramente molto piacere averlo qui oggi, lo ringrazio della disponibilità. Nel merito entrerà un pochino di più il professor Pocardi, che grazie al quale tra l'altro abbiamo avuto questa chance. Il professor Pocardi lavora non soltanto nello stesso ambito, ma è il padre di una delle spin-off di Ca' Foscari, di questo progetto che si chiama CryptoSense, che ha da poco cominciato a camminare, spero che abbia un successo anche commerciale, produttivo, di rilievo. Per il momento coinvolge tanti nostri studenti, credo che questa sia già un'opportunità importante che diamo ai nostri studenti di informatica. Il progetto crescerà nel corso degli anni e appunto il professor Pocardi è incaricato di dirigerlo. Io cedo a lui quindi la parola senza perdere ulteriore tempo. Ringrazio tutti voi per essere venuti oggi ad ascoltare, ringrazio il professor Micali per la cortesia, la disponibilità e senza dubbio per apportare la lezione che oggi ascolteremo, e auguro a tutti un buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, sono molto emozionato, devo dire, a presentare il professor Micali, che ho conosciuto, facciamo prima i conti, ma 13-15 anni fa, a una scuola quando ero poco più che uno studente, cioè ero già ricercatore prima da poco, diciamo. E mi ricordo che rimasi affascinato tantissimo da questa idea di prove zero knowledge, cioè tecniche che permettono di dimostrare un qualcosa senza dimostrare altro che la cosa stessa, che se volete è un concetto quasi un po' magico, ma credo che poi nella presentazione diventerà, vi convincerà il professore che è qualcosa di possibile. Il professor Micali appunto è un crittografo di fama internazionale, vincitore del premio Turing l'anno scorso, proprio per la sua ricerca nella crittografia, nel suo contributo allo stato dell'arte sulla crittografia, ma anche a tanti progetti applicativi. Non voglio rubare tanto tempo, ma sentimi solo dire che la crittografia di fatto è quello che, se volete, oggi ci permette di spostare tutta la nostra attività dal mondo cartaceo, fisico, al mondo digitale, in quanto ci permette di ottenere segretezza, protezione, autenticazione, quindi tutte proprietà, firma digitale, proprietà che vogliamo avere quando spostiamo tutta la nostra attività in un modo che in qualche maniera è apparentemente molto facile da violare. Quindi io non sto qui a dilungarmi sui tanti premi che il professor Micali ha ricevuto, potete leggere una breve biografia e con tanta emozione lascio la parola al professore. Magnifico rettore, professor Pocardi, gentili colleghi, signore e signori, carissimi studenti.
È davvero un piacere e un onore aver accettato il vostro invito a visitare in questa bellissima città e con questa grande tradizione che avete di arte e di scienza, e è veramente con orgoglio che parlerò poi di prove, segreti e computazione. E l'agenda di oggi è piuttosto semplice, ci sono tre punti e ci sono molte grazie dal mio punto di vista da dare. Partirei proprio da là, poi faremo un po' di scienza e poi qualche consiglio agli studenti che ho visto qui in sala. Dunque, il grazie si presenta in maniera piuttosto ingarbugliata, cercherò di fare del mio meglio per dipanarlo, perché sia a livello personale che a livello scientifico. Non vi preoccupate, sarò breve. Questo non sono io, vero, perché visto l'età che ho, la fotografia ancora, diciamo che non ci sta. Questo sono io, anzi per chiarezza sono quello al centro, gli altri due sono i miei genitori, questa è mia sorella, ed eccomi qui, diciamo, al liceo Giulio Cesare, perché diciamo parte così il mio amore per la matematica, parte proprio da lì. Quindi il liceo Giulio Cesare è un liceo classico e stranissimamente, cioè per quello un periodo magico della vita di tutti, spero che qualche amiciale ci sia, così che se lo possa godere un po' meglio, perché uno si alza la mattina, la mamma fa la colazione, per non il mio caso, va a fare quattro chiacchiere con gli amici, poi viene presentato tutto quanto più bello esiste in letteratura, storia, arte, filosofia, insomma, meglio di così non poteva andare. E alla fine del liceo mi chiesi, ma insomma, a me cosa è piaciuto di più? E guardo un po', mi è venuto proprio la geometria euclidea, che mi è stata illustrata da una professoressa rigorosissima, e del resto il nome lo dice, e... non mi sentite? E dopo lo dice, e alla fine ho deciso, sai che faccio, mi iscrivo a matematica e lasciamo perdere l'umanesimo. Dunque, le prove, anche le più semplici, mi hanno sempre affascinato, diciamo il primo, lì risulta il primo criterio di congruenza di triangoli, no? Che se due triangoli hanno due lati uguali e l'angolo compreso pure, allora sono uguali. E diciamo che questo c'è un po' di magia in tutto questo, perché quegli altri due angoli, quel lato che non abbiamo mai visto né misurato, noi facendo una prova tutta mentale dentro la nostra testa siamo sicuri che è inutile alzarsi e andare a misurare perché dovrebbe essere uguale. Se ci pensiamo, in un certo senso è come se avessimo di più di quello che ci abbiamo messo, perché alla fine sappiamo più cose dopo, è una cosa molto inquietante, e mi sono convinto che l'unica spiegazione possibile, ma lo sono detto allora e non ho cambiato idea, è che in realtà le prove sono qualcosa di molto. Quindi ho deciso di andare all'università e di scrivere in matematica, se non che all'ultimo mi sono iscritto in fisica, perché devo confessare che era stato rivelato che il premio Nobel in matematica non c'era. Mi ha detto c'era, ma ho detto, siccome non so niente né di matematica né di fisica, tanto vale. E sono stato dissuaso invece da questo professore di analisi matematica, Luciano De Vito, un santo, infatti il fatto che sia beatificato appare là, perché insegnava lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 2 e mezzo ogni giorno. E mi ha convinto, voglio dire, allora basta, è inutile che faccio fisica, passo a matematica e via. E lui invece me lo proibì, disse assolutamente no. Cioè perché per lui l'analisi matematica aveva fatto il suo tempo, andava bene per un gentiluomo come lui, ma non per un giovane come me. E semmai dovessi fare matematica avrei dovuto indirizzarmi all'informatica teorica. Questo per me è stato veramente un dono e veramente mi ha fatto capire che la scienza è un'impresa collegiale. Il fatto che qualcuno non cerchi di regolamizzare il proprio campo, ma invece ne regolamizzi un altro, è qualcosa che non può essere scontato. Dunque, a questo punto questo è l'Istituto Castelnuovo di Roma e lì c'è il professore Corrado Bemma, il centro che mi ha indirizzato agli studi di lambda calcolo, di logica, il professore Jacopini e la sua assistente Mentrasti, e devo dire veramente con tantissima passione, rispetto, affetto che ricordo Corrado e addirittura anche sua moglie, la signora Eva. Infatti si passava tanto tempo a lavorare insieme che alla fine si faceva tardi e veniamo sempre invitato a cena, un giorno sì e l'altro pure. E quello che ho imparato, devo dire, è che veramente la fiducia è potere. Quanti di voi siete ancora studenti, quando passerete dall'altra parte, guardate che basta avere fiducia ai vostri studenti che fanno miracoli. Il professor Bebe vi ha dato un tema di ricerca, non temete niente, in qualche modo è stato ricambiato, abbiamo addirittura
articolo insieme di logica. Successivamente, in un corso estivo, incontrai il professor Scimonelli, anche lui, sono legato moltissimo a lui, è quello che mi ha introdotto agli autori e al fatto che in realtà mi ha spiegato che non basta che una cosa esista, bisogna anche trovarla. Quando la soluzione esiste ed è unica, la classica formulazione matematica, se alla fine sta la soluzione, non siamo in grado di acchiapparla e di computarla, è come se non ci fosse. E lui mi chiede il consiglio di andare a Berkeley, perché allora non c'era un dottorato in informatica in Italia, e ho già esaurito due corsi di logica matematica, avevo preso tutto quello che c'era da fare, almeno lì a Roma, e seguì il suo consiglio. Al tempo del mio arrivo a Berkeley, Berkeley era per l'informatica teorica quello che Göttingen era stato per la matematica all'inizio del secolo scorso. E devo dire che con Richard Kark, Manuel Blum e Andy Hau mi sono trovato in un tempo e in un luogo di progresso veramente rivoluzionario. In particolare devo mille grazie al mio professore di dottorato, il mio professor Blum, per avermi introdotto alla crittografia. Devo dire però che la situazione è splendida di Berkeley differiva parecchio da quella personale, perché l'inglese non c'era, l'informatica nemmeno, e non ero allenato a studiare all'americano. C'è pochissimo inglese, effettivamente pensate che ne sapevo talmente poco che pur avendomi ammesso a Berkeley non mi hanno dato il permesso di arrivare fino a che non ottenevo un punteggio minimo al TOEFL, questo test di inglese per stranieri, per cui arrivai a marzo invece che a settembre facendo fatiche sofferte. E quando sbarcai a San Francisco dovetti chiedere a 7 persone diverse per poter capire dove era la navetta che mi avrebbe portato a Berkeley, perché nessuno mi capiva. Quanto a pochissima informatica, lì c'era talmente un sistema rigido di prerequisiti, per cui dopo una lunga intervista mi hanno finalmente detto i corsi che potevo prendere, ed era Computer Science 1. E rispetto al pochissimo allenamento, io ero abituato al nostro sistema educativo, che era l'unico che per me funziona, almeno per me devo ammetterlo, in cui quello che uno si prepara e porta all'esame quando si sente pronto. E devo dire, non potete mai ringraziare a sufficienza i vostri docenti che fanno un appello, un secondo appello, un terzo appello, perché questo costa molto fatica. Però era l'unica cosa a cui ero abituato, invece mi sono trovato in un sistema in cui ogni settimana compito in classe, dopo una settimana esame finale. Io ogni volta facevo un compito, quello di prima l'avevo saputo risolvere, ma quello lì era piuttosto difficile risolvere. E poi c'era anche quella caparbietà, quella forza lavorativa tipicamente americana che non cessava di stupirmi. Io, estendo fra l'altro, non avendo amici, non conoscendo nessuno, con poco inglese, andavo a lavorare in biblioteca. A un certo punto, mentre ero in biblioteca, ricordo un episodio in cui uno studente ebbe un attacco cardiaco, parlo a testa diversa sul libro, la lingua verso voi, quando mi alzo, cerco di fare due passi per accoglierlo, un altro attacco cardiaco alla mia destra. A questo punto non solo devi andare, finalmente qualcuno mi fa segno. Allora capì che questi si addormentavano subito ed erano talmente stremati che alla fine battevano con forza la testa e manco si svegliavano. Allora telefonai e io dico: via, ora che faccio i pagamenti, che questi sono geneticamente modificati, chi può comprare queste persone? Beh, comunque, visto che questa è la situazione, c'è un problema, si trova la soluzione. Nel mio caso, noi, questo è uno sport nazionale, quello di parlare a gesti, si possono fare anche miracoli quando la lingua non c'è, e quello ha funzionato. Rispetto alla professione di informatica, ho trovato un metodo che funzionava, era quello di fare corsi avanzati, anche perché nei corsi undergraduate qualcuno qualcosa la deve sapere. Invece più si sale, più le cose diventano astratte, alla fine semplici, per cui mi sono orientato così, insomma, ne sono salvato. E rispetto all'allenamento, siccome sono stato molto lento nel fare le cose, ho detto: tanto vale che faccio teoremi nuovi, perché se uno ci mette una settimana a dimostrare un teorema nuovo, tutti gli dico: oh, che bravo, eccetera. Se uno ci mette un mese per fare esercizio, dice: scusa, ma tu che ci stai a fare? Allora, le cose sono migliorate, il mio inglese un poco, l'informatica pure, ma lo stile è rimasto sempre quello, quindi quello non si modifica. Allora, concludendo, grazie ai miei maestri per aver creduto in me e per continuare a ispirarmi. Grazie anche ai miei compagni, David Lichtenstein, seguito da Vincenzo Zirani, la sua consueta posa sfida tutto, Mike Sipser, l'attuale presidente di matematica all'MIT. La foto è stata fatta da Mike Ruby, lo
stesso Mike Ruby dei Tornado Codes o la seconda L del famoso Hill Theorem, e per avere veramente gentilmente ignorato il mio inglese, intelligentemente decodificato il mio italiano, per avermi supportato personalmente e scientificamente durante tutti i miei studi. Manca questo gruppo di amici, la mia migliore amica, Shafi Goldblass, con la quale abbiamo interagito, ricordo lì ai tempi di Berkeley, con cui abbiamo interagito veramente furiosamente per alcuni anni, producendo tanti lavori di cui veramente vado fiero, che poi alla fine ci hanno valso il primo Turing, ma direi che ancora più di questi lavori sono fiero del fatto che dopo 30 anni continuiamo a essere best friends, il che voglio dire che sarebbe un traguardo per tutti, però vista le personalità dei due soggetti che addirittura è un... Grazie Shafi, grazie soprattutto ai miei studenti stupendi per avere davvero immesso nella mia mente bellissime idee e soprattutto tantissimo calore a livello umano. Ai miei colleghi vicini dall'MIT, Michael Kamen, Les Valiant, Leonid Levin e quelli più lontani ma sempre vicini in spirito, Charlie Kakoff, David Gonkite e Nabi Dickerson. E soprattutto grazie all'informatica. Il secolo scorso doveva essere il secolo dell'atomo, è stato invece il secolo del computer. L'introduzione del computer nella storia umana è solo paragonabile, credo, a quella del fuoco. Abbiamo mandato la gente sulla Luna, ci siamo innessi, commessi tutti quanti in una rete, abbiamo fatto delle cose veramente incredibili. Credo che dobbiamo essere orgogliosi di partecipare a questa stupenda avventura umana e dobbiamo ringraziarci l'uno con l'altro per aver messo in moto una delle più formidabili comunità scientifiche che il mondo abbia mai visto. E la grande carica di Balaclava era forse un evento a basso livello tecnologico, però forse il modo migliore per esprimere l'impeto, il coraggio e la ferocia intellettuale con cui stiamo contribuendo non soltanto al nostro campo, ma ad altri campi, quali la matematica, la biologia, l'economia, la meccanica quantistica. E in chiusura, se mi permettete, desidererei ringraziare mia moglie, così come l'ho conosciuta, e i nostri ragazzi. In fondo, siamo tutti coloro che ci hanno influenzato, noi siamo quelli che ci hanno influenzato e sono veramente felice di essere stato così influenzato. E adesso forse è il momento di passare a fare un po' di scienza. Dunque, desideravo parlarvi non di crittografia, ma di qualcosa che sta a cavallo tra la matematica e l'informatica. Tutto ciò che noi amiamo e conosciamo benissimo, che sono le robe. Cosa c'è di meglio di una prova per aprire la giornata? Diciamo, dalla nostra tradizione le prove vengono, diciamo, dalla via dell'antica Grecia, da 2500 anni fa, e cominciano ad evolversi fino ad arrivare alle caratterizzazioni di Gödel e Turing. Eccoli qui, nella loro splendida fase universitaria, studentesca. Diciamo, l'iconografia ufficiale di questi due signori ci dimostra un pochettino più acciaccati dagli eventi della vita, ma io ho voluto ricordarli così come noi tutti dovremmo essere ricordati, giovani, invincibili ed immortali. Ma insomma, eccoli là. Questi due signori incarnano le due aspetti totalmente diversi della prova. E Gödel, lì a sinistra, un tedesco precisissimo, capace di inseguire la prova in fondo alla fossa delle Marianne e riemergere dopo mesi stringendola tra i denti, una cosa inaudita. E Turing, invece, è un inglese estremamente intuitivo, di cui l'approccio alla prova era totalmente diverso. Lui semplificava tutto, modellava tutto, fino alla fine il problema si sfaldava e diventava talmente semplice. Sembrava proprio di raccattare dei fiori per campo estivo, cioè di una facilità incredibile, quasi magica. Entrambi questi due signori comunque sono d'accordo che le prove sono oggetti sintattici, e così rimangono, diciamo, fino agli anni Ottanta. Per esempio, un sistema formalizzato di prova, e questo sì, cioè è possibile scrivere una prova scrivendo un assioma, per due punti passa una sola terza. Quando vi rimette a scrivere un assioma, poi siete liberi di scrivere. Poi, se riuscite a scrivere A, tanto meglio. Se riuscite a scrivere A implica B, meglio ancora. Se avete scritto A e A implica B, allora siete autorizzati a scrivere B su una riga sola. E così si continua fino a che uno riesce a scrivere l'enunciato. Se ci riesce, il teorema. Non è così esattamente che noi siamo obbligati a vedere le prove, però quando si vuole dimostrare il teorema di completezza di Gödel, bisogna avere questa idea di prova molto formalizzata. Ma qui c'è un problema fondamentale, soprattutto dal punto di vista informatico, cioè l'efficienza
tanto lunga da leggersi quanto lunga e difficile da scriversi. E allora in realtà, se non c'è l'efficienza, le prove sono nulle, perché gratta gratta gratta, se il momento in cui il verificatore ci mette tanto tempo a verificare una prova che è il provatore, non abbiamo più bisogno di matematici, possiamo tutti mandare a casa, non gli dice denunciate il teorema, ci trovo via da sé, tanto per il tempo che ci mette lo stesso. Allora, diciamo, dietro le quinte, dietro ogni teorema, ci sono due personaggi, invece che nessuno. E il personaggio, a destra c'è il provatore, qual è un lavoratore indefesso, infatti diciamo, lo chiamiamo così, lo si pronunciamo come Merlino, e per quello che ci importa commetterci un tempo infinito a trovare le cose, tanto che se ne importa di lui. Il verificatore invece, il verifier, deve essere piccolo. Quanto piccolo? Estremamente piccolo. Diciamo che perché lì insistiamo che il valore aggiunto del provatore è quello di permetterci di risparmiare tempo, altrimenti che stiamo a fare. E quindi diciamo, Merlino ci trova la sua prova, ci può aver messo un tempo di calcolo enorme a trovarla, ma noi dobbiamo essere capaci di verificarla efficientemente. Allora, in questo contesto, cosa sono le prove efficienti? Nel 70, Cook, Kapper, Leiden dicono, guarda, le prove efficienti sono quelle corte, e non solo corte, ma anche facili da verificare. E questo è il famoso acronimo di NP, Non Deterministic Polynomial Time. E diciamo, vediamo un po' un esempio di cosa può essere una prova NP, una prova efficiente, fino agli anni 70. Ecco qui un teorema. Il teorema dice che questi due grafi, G ed H, sono isomorfi. Cosa vuol dire isomorfi? Vuol dire che sono in realtà lo stesso grafo, ma scritto, disegnato in maniera diversa. Quindi c'è un modo di riordinare i vertici che preserva gli archi. Dice, ma questo qui c'è bisogno di qualcuno che ce lo dimostri. No, però se i grafi fossero questo, con 10.000 vertici e un milione di archi, una dimostrazione ce n'è bisogno. Esiste questa corrispondenza che preserva gli archi, diciamo, le scale da tremolo. Per esempio, uno si vede subito, c'è un nudo qui, per esempio piccolo, che corrisponde a 5, il 2 corrisponde a 3, eccetera. Quindi che cos'è la prova? In questo caso la prova, molto compattamente, ci dà la corrispondenza tra i vertici di G e i vertici di H che presentano gli archi. Quindi è molto, molto corto. E cosa deve fare un verificatore? Per ogni arco deve vedere che i vertici corrispondenti hanno anche un arco tra loro e viceversa. Quindi anche questo, diciamo, è molto semplice da fare, anzi addirittura lineare. E quindi facilmente verificabile. Benissimo. Allora, nel 70 avevamo questo concetto di NP. E diciamo, in soldoni, poi alla fine lo possiamo vedere come soluzione ad un'equazione a molte variabili, no, su quale trovare una soluzione. Cioè, magari è un complicato trovare una soluzione, se però qualcuno te la dà la soluzione, la applichi, verifichi che il risultato è zero e sei a posto. Quindi questo è NP. Supponiamo però di voler dimostrare che un'equazione non ce l'ha la soluzione. E voi che mi date da poter, non è chiaro cosa fare. Supponiamo anche che volete dimostrarmi che il numero delle soluzioni, sì, non solo c'è, ma sono 2 alla 116 più 17. Quando anche me le voleste dare tutte, e non basterebbe l'inchiostro dell'universo per poterle scrivere, che ne sapete se non c'è un'altra che non vi ho voluto dare? E poi, vuol dire, si può anche andare al di là, lasciamo perdere. Diciamo. Quindi, totale, diciamo che abbiamo bisogno di una nuova soluzione. E questa nuova nozione di prova, appunto con Chafi e Fregaco, l'abbiamo tirata fuori nell'80, sono queste prove interattive, interactive polynomial time, che vuol dire lasciamo perdere queste prove formali e vediamo invece le prove come processi interattivi. L'idea è molto semplice, trasformare la prova in un gioco a due persone. Io vi convinco che se un problema è vero, allora vi costruisco un gioco e vi dimostro in modo classico che questo gioco, se il teorema è vero, io potrò vincerlo sempre, il 100% delle volte. Se invece il teorema fosse falso, vi dimostro che questo gioco lo posso vincere al massimo il 50% delle volte. Fatto questo, giochiamo. E supponiamo che vinco, diciamo 100 volte consecutive. A questo punto, cosa succede con il computer? L'unica cosa è che il teorema è vero, oppure che siete talmente sfortunati che è meglio che non uscire di casa, non barricare, perché con questa probabilità succede tutto.
Allora, diciamo, vediamo un po' un esempio. L'esempio è dovuto a me, Odella e a Bill Peterson. Ed eccolo lì l'esempio. Voglio dimostrarvi che questi due grafi non sono gli stessi, non sono isomorfi. In realtà, se vedete, lì c'è un solo ciclo di lunghezza 4 a sinistra, in G, mentre ci sono tre cicli di lunghezza 4, quindi questi non sono gli stessi grafi, chiaramente. In realtà i grafi che voi vedete sono molto più complicati, quindi vado a sapere che non esiste una corrispondenza che preserva gli altri. Come si fa a dimostrare? E questo è un vero problema. Appunto, le possibili corrispondenze da verificare sono 1000 fattoriali, che non è un numero assolutamente umano e neanche astronomico, addirittura super astronomico. Benissimo, allora cominciamo a vedere come si fa a dimostrare i teoremi veri. Nessuno escluso, cioè quando due grafi non sono isomorfi, Merlino deve essere in grado di dimostrarci, e noi dobbiamo essere pigrissimi nel verificare questa dimostrazione. Ed ecco come si fa. Il re si barrica nella sua stanza e in totale parola si lancia una moneta per scendere tra G ed H, e supponiamo che scelga G. Poi sceglie a caso una permutazione dei 1000 vertici di G, cosa facilissima da fare, lanciando poche monete si può fare, e la trova, diciamo P greco. Poi cosa fa? Rinomina i vertici e ottiene un terzo grafo C, e questo terzo grafo C lo dà a Merlino. Allora dice Merlino: tu che mi hai detto che G non è isomorfo alla baracca, io ho costruito questo C isomorfo a uno dei due, a quale però non te lo dico, dimmelo tu a chi è isomorfo questo. A Zeno, il nostro mago, il quale giustamente si rende conto immediatamente che G è isomorfo a G, e semplicemente ce lo dice: questo grafo è isomorfo a G. Immaginate che facciamo 100 volte questo gioco, io Merlino è in grado di vincere questo gioco tutte 100 le volte, useremo sempre monete diverse, saranno scelte diverse, però ogni volta che viene sfidato, Merlino chiaramente vince sempre, spero che sia chiaro. Quindi gli enunciati veri sono provati, quelli falsi no, due importanti, non soltanto che tutti i teoremi veri sappiamo provare, ma anche quelli falsi nessuno. Quindi supponiamo che il teorema sia falso. Che vuol dire che il teorema sia falso in questo caso? Vuol dire che G è invece isomorfo a H, e Merlino cerca di spiegarci che invece è il contrario. E infatti non è più Merlino, è un impostore economico. Allora, stessa cosa, le si rinchiude, sceglie a caso G, sceglie a caso una permutazione dei vertici, costruisce G, eccetera. Ma a questo punto, se G è isomorfo a H, e C è isomorfo a G, C in realtà è isomorfo a tutti e due, anzi non solo è isomorfo a tutti e due, ma è costruito a caso tra tutti i grafi isomorfi a entrambi G e H. Quindi qualunque potere di computazione possa avere il nostro impostore, come fa a capire se ci deve dire G o C? Appena apre la bocca lo cogliamo in castagna con una probabilità un mezzo o meno, perché lui non sa se è costruito C a partire da G o a partire da H. Supponiamo, per dirlo in modo diverso, supponiamo che entrambi facciamo questo gioco, facciamo questo fatto. Io lancio la moneta, se viene destra dico mamma mia, se viene croce dico mamma mia, mamma mia, c'ho testo croce, che problemi, non ha nessuna informazione, ma è la stessa cosa lì, perché questo grafo ci fa entrambi sia in qualunque caso. Quindi semplicemente è un modo esponenziale di modi di dire mamma mia, è la stessa cosa. Quindi probabilità è un mezzo, se lo ripetiamo due volte il gioco, la probabilità di vincere quando il teorema è falso due volte consecutive è un quarto, e se la facciamo 300 volte è 1 su 2 alla 300. 2 alla 300, io mi sono andato troppo presto alla fisica per sapere dire come, ma i miei colleghi dicono che è superiore al numero di particelle elementari dell'universo. Non è una probabilità umana, 1, 2, 3, 100, per noi tutti è 0. Quindi, alla fine, gli enunciati veri sono provati, quelli falsi no, ma che altro vogliamo, signore, da un sistema di prove? Basta, diciamo, basta così. Benissimo. Allora, la situazione di queste prove interattive è la seguente, vi ho dato solo un esempio, ma NP, la casella classica, è sicuramente un sottoinsieme di IP. Riusciamo a dimostrare che una soluzione non ha soluzione? Non tanto semplicemente con due grafi, ma
ci si riesce, riusciamo anche a contare e provare esattamente quante soluzioni l'equazione abbia, e alla fine riusciamo addirittura a trovare gli space. Quindi, per questo io non l'ho definito prima, perché se avete capito IP che cosa è, P-space è IP, quindi non c'è niente da definire, abbiamo risolto il problema. E allora, pensi, che applicazioni hanno queste cose qui? Cioè, parliamo di dimostrazioni e il mercato dell'informazione. Perché il mercato dell'informazione? Perché adesso hanno molto di voi del cloud computing. Nella versione attuale il cloud computing è semplicemente un posto dove tu vai a depositare le tue cose. Cioè, se io non le voglio tenere a casa, posso mettere una nuvola, prego, c'è di pagare che metto sulla nuvola, quando vuoi gli aiuto. Ops. Va bene, però nella versione 2, in realtà questa nuvola noi vogliamo anche dare a tutte le nostre computazioni. Cioè, io, scusi, F è difficile da calcolare. Qual è il valore di F su un input X? C'è la nuvola, c'è. La risposta è 27. Ecco qui la mia invoice, 50.000 euro, grazie per la vostra fiducia. No, ma quella fiducia, prima di spostare 50.000 dollari, dice, tu metto 27, potete dire 33, cioè io non ho bisogno, cioè, ma pensa che faccia lei il conto, cioè, se la faccio il conto non vengono lei a chiedere un attivo. Cioè è chiaro che qui abbiamo, è quello che ci salva qui per poter fare il salto di qualità e fare del cloud computing, davvero il computing, non del cloud storing, c'è bisogno di queste prove verificabili in maniera estremamente veloce. Quindi le prove sono molto pratiche. E già che abbiamo messo un concetto di prove, abbiamo cominciato un pochettino a sollevarlo, possiamo anche andare oltre. E per esempio, adesso occuparci di questa domanda. Quanta conoscenza è necessaria per la verificabilità di una prova? Certamente deve essere sufficiente la quantità di conoscenza trasmessa per permettere di verificare che un teorema è vero. Però quanta ne serve? C'è good question. Un'altra buona domanda è: ma che cos'è sta conoscenza? Meglio ancora, ma c'era la mia prova. Allora, la conoscenza sono cose difficili, ci ha pensato Aristotele, Kant, Husserl. Devo dire però, fortunatamente, le domande cambiano sempre. E questo diciamo è un bene, perché ve l'immaginate sempre a ore lascia attorno alla stessa domanda, sai che pare. Allora, per dirlo concretamente, supponiamo che io prenda un peso, questo qui lo lascio lì e lo fa il grave cade per te. Allora, un aristotelico che vede questo, qual è la domanda dell'aristotelico? Dice, ah, il grave cade, dove vuole andare? Allora, la fisica aristotelica ha tutto un senso, perché dice, se ricordate, quattro parti, terra, aria, acqua, fuoco, se un corpo ha più terra vuole andare al suo luogo naturale, è in basso. Se c'ha più fuoco, insomma tutto quanto, perché quella era la domanda. Se voi prendete lo stesso episodio, fate un fast forward di 2000 anni e c'è adesso Galileo sulla torre di Pisa con gli stessi gradi, lo lascia cadere, quello cade sempre. Ma la domanda che Galileo non è più dove vuole andare, se è in fisica di Galileo dove vuole andare, lui si chiede come cade. E quando la domanda cambia, ed essendo lui Galileo, poi trae fuori l'equazione del moto e comincia a classica così come la conosciamo. E noi perché non dovremmo fare lo stesso? E cambiamo la domanda. Cioè, che cos'è la coscienza? Non lo so e non lo voglio sapere. Però vi voglio dire cosa non è, cosa è privo di conoscenza. Ed è qui che voglio andare. Cioè queste prove a conoscenza zero è un modo di mostrare la verità e nient'altro della verità. Come faccio? Innanzitutto eccomi l'editto della conoscenza, che sono in realtà due assiomi. Prendete o lasciate. Primo assioma è che la computazione è efficiente e gratis. Cioè, ma questo che vuol dire? Supponiamo che la mattina vi incontrate, io ho un intero X dalla mano sinistra e un intero Y dalla mano destra. E vi dico, faccio questa proposta. Voi mi date 1000 euro e io vi vendo il prodotto di X per Y. Cioè, scusi, ma perché dovrei dare 1000 euro? Cioè, io so moltiplicare, shift analysis. Lo moltiplico io e mi vedo in lei. Questo vuol dire il primo assioma. Avete detto il contrario? Magari no. Il secondo assioma è che le stringhe casuali sono pure loro gratis. E questo che vuol dire? Non essendo riuscito a vendere il prodotto di due interi, l'indomani vi faccio un'altra proposta. Voi datemi 1000 euro e io vi vendo una stringa di 100 bit casuale. Scusi. Perché voglio dire, però io ho una moneta.
questo punto non c'è, via, non c'è altro da sapere per poter capire cosa sono queste cose, conoscenze. Queste sono le dimensioni, non abbiamo bisogno di altro. E allora, vediamo questo modo di mostrare le cose in atto. C'è un teorema, il teorema è che G è isomorfo ad H, e vi ricordate, basterebbe dare la corrispondenza, il teorema è vero, si vede a occhio nudo, basterebbe dare la corrispondenza, però la corrispondenza ha troppa conoscenza, questo è anche, si vede pure a occhio nudo, perché io sono interessato ad avere un solo bit, è vero o falso? E io per dimostrarvelo gli devo anche dare tutta la corrispondenza, è sempre un po' esagerato. Ed eccoli allora una prova alternando. Merlino vuole dimostrare che G è isomorfo ad H senza rilasciare nessun'altra informazione ulteriore, solo la verità. Ed ecco come fa. A caso, quindi lanciando una moneta, costruisce, essendo G isomorfo ad H, si prende un terzo grafo a caso C che sia isomorfo sia ad H che G ad H, e c'è una. Noi a caso scegliamo tra uno dei due grafi, tra G e G, supponiamo che scegliamo G. E Merlino, ci saranno varie permutazioni dei vertici che mappano G in G, e lui ce n'era uno di questi, chiamiamolo Fa. E dopodiché io mi accorgo che effettivamente, data questa corrispondenza Fi, io mi accorgo che effettivamente questa corrispondenza Fi conserva gli archi tra G e C, e quindi dico tutto va bene tutto questo. Quindi, in questo modo di dimostrare che i due grafi sono isomorfi, è ancora vero che gli enunciati veri sono covati. Se noi lo facessimo più volte, Merlino vincerebbe sempre questa gara. Resta da dimostrare però che quelli falsi non sono covati. Diciamo che vorrei, la dimostrazione è semplice, ma è talmente semplice che ci mettiamo più a metterla che a farla. Allora, tanto vale che la facciamo. Supponiamo che i due grafi, G e C, G e H, non siano gli stessi. Ma allora, qualunque terzo grafo ci dia Merlino, C, al massimo può essere isomorfo a uno dei due, ma non a tutti e due. E se Merlino è scemo, ce n'è uno che non è isomorfo a nessuno dei due. Quindi al massimo la probabilità di vincere questa gara è almeno un mezzo. E quindi è come prima, la probabilità di imbrogliarci due volte consecutive è un quarto, la probabilità di imbrogliarci 100 volte consecutive è 1/2. Benissimo, allora questa effettivamente è una prova alternativa. Ma che vantaggio c'è con la prova di prima? Il vantaggio è che la conoscenza addizionale rispetto alla verità è zero in questa prova. Cioè, ma questo lo dici tu, perché facciamo essere sicuri? Perché d'altra parte noi facciamo questo gioco un sacco più volte, io posso scegliere di vedere un isomorfismo tra C che mi dai e uno dei due grafi in mio modo, ma è proprio chiaro che sia la stessa cosa. Perché è a conoscenza zero? Benissimo. Perché supponiamo che Berlino non esista. Ma supponiamo che noi sappiamo che G è isomorfo ad H, perché ricordiamoci, quando Merlino ce lo dimostra, quello ce lo deve dimostrare, ma ci dimostra qualcosa in più. Supponiamo di sapere soltanto questo in partenza, che G è isomorfo ad H. E allora il re, nella sua mente, può lanciare una moneta e scegliere tra uno dei due grafi? E chi glielo vieta? È pure grave, se abbiamo detto, lanciare una sola moneta addirittura. Può scegliersi un isomorfismo a caso in modo di riordinare i vertici di G? E anche quello glielo vieta. Quindi può riordinarli e formare un terzo grafo C, e siamo sempre lì, sì. Dopo averlo fatto, tutto questo dalla sua mente, Merlino non esiste, il re prende carta e penna e scrive su un foglio di carta C sopra una freccia da destra a sinistra. Poi scrive G sopra una freccia da sinistra a destra e poi trascrive Fi sopra una freccia da destra a sinistra. E basta. Tutto questo lo può fare, molto semplice. Adesso confrontiamo quello che lui ha fatto da solo, nell'isolamento della sua stanza, con quello che apprenderebbe da Merlino se interagisse con lui. Il primo grafo lì, che cos'è? C. Beh, a sinistra per costruzione è un grafo isomorfo a G, ma se G è isomorfo ad H è un grafo a caso, il famoso sia G che ad H. Ma è la stessa cosa, l'ha scelto così pure a Merlino. Quindi è un grafo a caso, isomorfo a G ad H in entrambi i casi. Il secondo messaggio è un bit, o G o rank, scelto a caso, in entrambi i casi. E nel terzo caso cosa c'è? È un isomorfismo tra G e G, tra tutti quelli, se ce ne sono solo è quello, se ce ne sono due è uno a caso tra i due e così via. Quindi è un isomorfismo a caso. Quindi in realtà la probabilità di distribuzione di quello che il re si fa con la sua mente, quello che apprenderebbe con Merlino è assoluta.
esattamente identiche. Quindi ecco perché questa prova conoscenza zero, perché se tu sapessi la verità, la prova non ha nessun altro contenuto informativo, perché tu sapresti ricostruirla esattamente con lo stesso modo, tempi e probabilità in cui Merlino te la darebbe. C'è qualcos'altro da dimostrare, ma non lo dimostro perché questo in un certo senso cattura, le cose non sono mai così semplici, ma questa è l'idea originale. Mettiamolo in un'altra maniera, per fare in modo di quello che è successo. Cioè, dai ragazzo, immagino che siamo passati tutti, una fase piuttosto acuta di solipsismo. Cioè, che vuol dire? Diciamo che il mondo non esiste e che tutta la nostra testa, tutta la mia generazione nostra, ci siamo passati tutti. Io poi ci sono rimasto un pochino più a lungo perché a un certo punto mia madre si è preoccupata e dice ma scusa, questa cosa che non esiste, oltretutto perché il mondo non esistendo, ho pensato bene che era inutile andare a scuola, tanto sì. Secondo poi era inutile togliersi il pigiama, sempre la stessa cosa, la presidente, voilà. Perché uscisse dal letto, la stessa cosa. Cioè, alla fine mia madre si è preoccupata e mi cercava di convincere al contrario. Allora dice guarda, ma che sta dicendo, cioè, stai pazzesco, dice io sono qua, io esisto, ti sto dicendo queste cose, che dice tu non esisti. Io ti sto facendo dire queste cose, eccetera, eccetera. Se devo dire che è chiaro che non si poteva spezzare questa simmetria. Allora, due cose positive. Uno, che alla fine ne sono uscito, e due, che l'ho fatto pure una carriera, tutto sommato, non è andata male. Però avete in mente l'idea che questa cosa è la stessa cosa come pensare. Non c'è nessuna differenza. Pensi, allora, questo accade per un solo teorema? Per pochi teoremi, per teoremi speciali, no, è un teorema, lui, che tutto il probabile è probabile a conoscenza zero. È una proprietà intrinseca della prova. Anche se non è chiaro teorema per teorema come farlo, ma questo è vero per tutti i teoremi. Dice, e allora? Allora, parliamo invece di poco delle pratiche, visto che il signore dice di volta che la teoria si attiva alla pratica, parliamo di parole d'ordine. Le parole d'ordine sono sempre state in esistenza, in particolare in tempo medievale, ma anche prima. Il cavaliere per entrare nel castello, c'è un guardiano che conta il levatoio e lui dice tu no, se non ha la parola d'ordine non entra. Cioè, apri il sesamo. Ed entra. Il problema di allora della parola d'ordine, come di adesso, è che se c'è un impostore in tempo medievale, uno che sta nascosto nel fossato a sentire qual è la parola d'ordine, il giorno normale dice lui e apri il sesamo e entra per lui. Questo è sempre stato un problema delle parole d'ordine. In realtà c'è anche un altro problema. Se voi siete come me con la memoria che vi faccio, trovate preferibile avere la stessa parola d'ordine più su vari siti, perché così almeno si risparmia qualche cosa, si ricorda, se no ce ne deve mettere ora a trovare la parola d'ordine. Questo è un problema perché il signore lì che stava guardiano al castello, se usassero la stessa parola d'ordine per accedere al MIT oppure al mio conto in banca, il guardiano al castello, sapendo la parola d'ordine, si presenta in banca, dice ah, mi sei saputo, scusi, vorrei fare un prelievo. E questo è un problema che diciamo esiste. Come si risolve questo problema? Per esempio, un modo per risolverlo è quello dei teoremi a conoscenza zero, con le prove a conoscenza zero. Lasciamo perdere i grafi che cioè, sono un po' difficili da manovrare. Pigliamo due primi grandi, diciamo 100 cifre ciascuno, diciamo 1000 cifre ciascuno, se volete essere proprio sicuri, moltiplicate fra loro, questo 2 si può fare rapidamente. A questo punto siete giunti al mondo che conoscete, che il prodotto, chiamiamolo n, si scompone in fattori primi, più 1 e più 2, che avete scelti voi e poi moltiplicate. E allora voi andate alle MIT e dice, chiunque vi dimostra, sappia dimostrare, che n è il prodotto di due primi, quello sono io, fate accedere a tutti i files che ho nel MIT. Vado in banca, chiunque vi dimostra che questo n è il prodotto di due primi, sono io, fatemi fare spedire soldi, trasferimenti, tutto quello che vuole fare. Però quando la faccio questa prova, la faccio a conoscenza zero. Allora che vuol dire? Vuol dire che il verificatore sa solo che il teorema è vero, ma non sa nient'altro che il teorema è vero. È come se io lo sapessi, questo n è il prodotto di due primi. Saprei dimostrarlo a qualcun altro sapendo unicamente che è il prodotto di due primi? No. E quindi questo qui avete un vantaggio di avere una parola d'ordine con perfetta segretezza, con assoluta non impersonabilità e diciamo con assoluta negabilità, che è un concetto in cui non potrei entrare nessuno adesso. Morale della favola, le prove continuano ad essere molto grandi. E diciamo ci sono altri sistemi di quota e altre pratiche.
strategicità, ma diciamo le vediamo così di corsa perché si sta facendo tardi. Uno sono le prove probabilistiche, che sono cruciali per la linea possibilità. Sono un po' difficili da trasmettere, perché sono in realtà delle prove, poi le scrivete come prova normale, poi le rendete un po' più lunghe, e quindi è più difficile da dare per email o per altro, per qualcun altro, però il vantaggio qual è? Che sono verificabili per campionamento. Immaginate che voi lanciate una moneta e guardate questa prova, una volta che vi è arrivata a casa, in 3 punti soltanto, e voi avete probabilità un mezzo di scoprire che la prova è sbagliata se è sbagliata, o altrimenti che è giusta. Cioè, magie in cui non si sapeva niente. Un'altra cosa sono queste CSPs, Computational Exam Pools, che sono prove campionabili remotamente, quindi sono ancora meglio delle prime. In quel caso dice, non mi spedire niente a casa perché sono queste migliaia di bit, centinaia di migliaia, un zilione di bit, non so dove metterli, te li tieni tu e facciamo invece, però voglio verificare che quando ti chiedo dammi il bit diesimo che sia quello giusto. E diciamo il trademark di queste prove è che conciliano completezza e inconsistenza. Se vi ricordate che io, da giovane, questo è un po' più vecchio corretto, quello ci ammoniva, non si possono avere tutte e due in un sistema matematico sufficientemente ricco. O voi non siete mai sicuri di dover riuscire a dimostrare tutti i teoremi veri, gli enunciati veri, oppure non siete mai sicuri di non avere nessuna contraddizione. Dovete scegliere. Tutte e due non si può avere. Invece, allora vediamo. In questo sistema di prova sappiamo dimostrare sia X che il suo contrario, sempre. Ma non c'è da spaventarsi, scusi, che se un sistema di prova in cui dimostro X è il contrario di X. Perché per provare un falso esiste la dimostrazione, ma trovarla è praticamente impossibile, estremamente complesso. Quindi se io vi dessi una dimostrazione che voi giudicate giusta, lì per lì, ci sono due possibilità. O il teorema è vero, oppure io ci ho messo trilioni di anni per trovare. Quale delle due è più verosimile? E poi alla fine quello che parlerò, di cui parlerò domani, è che esiste questa rational proofs, che sono una caratterizzazione della verità come massimizzazione. Diciamo, dalle prove classiche che abbiamo avuto noi per migliaia di anni, siamo passati alle prove NP, prove interattive, probabilistiche proofs, CS proofs, SNARKs, rational proofs, tutto nel corso di una sola generazione. Noi abbiamo elevato ai cieli strutture bellissime come questa, ma nel corso di molte generazioni. Il concetto di prova è altrettanto bello, a mio avviso, ma è una cosa stranissima che sia stato fatto in una sola generazione. E io mi ritengo davvero privilegiato di essere appartenuto a questa generazione e fortunato di aver potuto partecipare a questo sviluppo. Chiudendo, vorrei dirvi che le prove, come l'amore e la guerra, tutto è lecito nelle prove, l'amore nella guerra, cioè perché? Perché ci teniamo tanto a tutti e due, rispetto e tutto diventa legittimo. Perché per esempio tanto ci teniamo alla nozione di prova, che alla fine prima vi ho detto, scusa, le prove devono essere prescritte, cioè ma che adesso le facciamo in interazione non è più possibile più scritte. Devono essere corrette al 100%, sì, va bene, ma noi le facciamo anche mettiamo un po' di correttezza. Cioè dobbiamo essere, cioè il fatto che siano inconsistenti, non è possibile, possiamo dimostrare se uno che l'altro sotto le due di carta. Non abbiamo fatto carne al macello di questa cosa. Perché? Perché ci teniamo. Queste sono attività in cui effettivamente noi ci dobbiamo entrare, engage in questa attività con tutti noi stessi. E diciamo tutti noi stessi, sicuramente con il nostro cervello, ma anche con la nostra emotività, con la nostra storia personale e anche alla fin fine con ognuno con la nostra estetica personale. Le prove io ritengo che siano quintessenzialmente umane. Una volta si diceva che il linguaggio ci differenziava dagli animali, ma questo sappiamo che gli altri primati, forse anche i cani e i gatti, sembrano pure loro, però è problema. Ma le prove ancora non credo che siano trasferibili all'altro regno animale. Diciamo, le prove è questo ponte magico tra la razionalità e la realtà, cioè questa magia davvero, che ciò che è vero in testa a noi, poi in realtà è vero anche all'esterno. E direi che col crescere della complessità del mondo noi ci troveremo sempre di più a utilizzare prove, anzi alla fine la nostra sopravvivenza come specie sarà forse dovuta al mantenere insieme degli edifici estremamente complessi che senza le prove non sapremo come fare. Insomma, alla fine le prove sono il nostro passato, sono il nostro presente e saranno il nostro futuro. E direi che a questo punto la parte
facce piuttosto giovani di studenti, vorrei a questo punto dare qualche consiglio. Dovete sapere che io sono sempre stato contento di dare consigli, ma adesso in certo senso mi sento un pochino più importante, diciamo. Allora, il primo consiglio è quello di collaborare. Non crediate mai che la ricerca sia un gioco a somma zero. La collaborazione è sempre superiore alla competizione e fra l'altro è anche molto più divertente. Seconda cosa, siate fiduciosi ma abbiate anche dubbio, perché il dubbio è essenziale. Io personalmente passo almeno il 50% del mio tempo a stabilire se la direzione in cui voglio andare vale la pena andarci. E diciamo pure così, che se voi non avete alcun dubbio che quello che state per intraprendere riuscirete a farlo, non vi state spingendo a sufficienza. L'altro consiglio è la fortuna. Mai vergognarsi della fortuna. Infatti, come dicevano i nostri antenati, senza la fortuna non si è mai fatto a niente. E io ricordo una volta che mio padre mi portò a vedere il tempo della fortuna primigenia a Palestrina, che è una cosa impressionante, addirittura un'intera montagna trasformata in tempio, perché questi nostri antenati, gli antichi romani, determinati come erano, avevano conquistato mezzo mondo e sono sicuro che per l'etica di allora si erano convinti di meritarselo, alla fine sapevano che ringraziare la fortuna, qui infatti hanno fatto forse il tempio più grande che sia mai stato costruito in Europa. E la fortuna ha molte forme. Scientificamente il teppismo, lavorare al teorema giusto, al momento giusto, con i collaboratori giusti. Importantissima è anche l'ignoranza, perché se voi, come voi sapete, trovare l'ago nel pagliaio è difficile, però se il vostro pagliaio è piccolo e ci avete qualche pagliuzza, l'ago lo trovate, perché in ogni pagliaio c'è stato l'ago, questo secondo me. E l'altra cosa importantissima è la miopia, perché se voi vedete da subito le difficoltà che incontrerete, invece di caricare, diciamo, andate al contrario, andate scappate dall'altra parte. Quindi il mio consiglio è siate fortunati. Dice, cazzo, dice, ma alla fine come si fa ad essere fortunati? Fortunatamente la fortuna viene sempre a tuo lato. Dice, ma io mi fate scale, mi regalate a casa questa sala e tutte le scale, perché alla fine è innamorata di voi. E se voi pensate che non è proprio innamorata di voi, ma magari di tutti gli altri, tranne che di voi, dite il falso, perché non riuscirete a convincere. Perché se siete in questa bellissima città, in questa bellissima università, siete fortunati abbastanza. Quindi aprite la porta alla fortuna, accettate un rischio scientifico e godete della vostra buona fortuna. Elemento assolutamente essenziale è la testardaggine. Io sono testardo con un muro e spero che lo siate anche voi. Perché la testardaggine alla fin fine è credere in voi stessi quando nessuno crede in voi. Per esempio, questo lavoro che vi ho presentato oggi, tanti anni fa, con Shafi, lo chiamavamo in modo diverso, perché lo chiamavamo più in più forza, come con oracoli senza fiducia, cioè una cosa. E eravamo molto contenti di questo lavoro e sicuramente sarebbe stato accettato. L'abbiamo presentato alla conferenza, cestinato pronto. Però non ci siamo arresi, anzi l'abbiamo riscritto anche per non fare capire ai nuovi che era lo stesso lavoro, cioè, che stavolta abbiamo cambiato il portiere, ci abbiamo provato di nuovo, che giù. Alla fine abbiamo fatto un titolo molto professionale, il contenuto informativo dei sistemi di cuore, con questo ci siamo. Ma che c'è stato? Allora, pertanto abbiamo assunto un terzo autore, il quale ci ha dato delle idee scientifiche, ma a parte quello dice, ragazzi, voi non sapete scrivere, fate scrivere a me l'introduzione, mi dispiace, no, però non ce la fai tu. Diciamo così, traducendo a braccio, la comunicazione è uno strumento per trasferire conoscenza. Tradizionalmente lo scopo è trasferire quanta più conoscenza è possibile, quanto più efficientemente possibile. Quando tutti i partecipanti sono buoni amici, non c'è da curarsi se trasferiamo più conoscenza del dovuto. La situazione, un protocollo crittografico è ben diversa. Che bella cosa! Cioè, sono niente da fare. Ma fortunatamente, alla fine insomma, ci siamo riusciti. Quindi, ragazzi, testardaggine, non la rendete mai, credete in voi stessi. Altra cosa importante è l'imitazione, perché Gesù dico che tanto fa ricerca, ma limitato come sono, che posso fare? In realtà le nostre limitazioni sono la nostra forza, perché vuol dire che essendo limitate non potete fare una carica frontale al problema, ci arrivate da un altro modo, gli altri non hanno pensato. Anzi vi dico che è un trucco
importantissimo autolimitarsi per accrescere la nostra potenza. Il modo migliore forse per di ricordarlo è quello di Hernán Cortés, che nel 1519 con un centinaio di armati sbarca in Messico, un territorio sconosciuto, senza mappe, senza niente, con 100.000 uomini in armi, e cosa fa? C'è certamente una protezione piuttosto debole, fortifichiamo. Cosa ha fatto? Ha fondato le navi, quindi rendendo impossibile il ritorno, rendendo se stesso invincibile e guadagnandosi l'impero. E anche in forma forse più civile e meno cruenta, anche il nostro padre Dante, che aveva certamente una storia non così facile da raccontare, la crisi di un uomo nella età, e alla fine decide di spogliarsi di tutte le passioni terrene, purificandosi, si rende possibile l'incontro mistico con Dio. Cioè, questa storia come la racconto? In latino, in qualche lingua cosa? Cosa ha fatto padre Dante? La raccontate in un dialetto. Quindi si è autolimitato, ma in realtà è stata una manovra di forza, perché siccome questo dialetto non conosceva praticamente quasi nessuno di fuori di Firenze, la gente indovinava per osmosi che cosa voleva dire e che riusciva facile a esprimere l'inesprimibile. Quindi avvantaggiatevi delle vostre limitazioni. Altra cosa importante c'è l'ispirazione. Beh, in realtà Tolstoi ci ammonisce che se vuoi essere universale tratta del tuo villaggio. Io dico che non c'è bisogno neanche di uscire fuori di casa, basta che voi partiate della parte superiore del vostro ventricolo sinistro per essere universale. Ecco, perché? Perché in realtà ogni lavoro creativo, artistico o scientifico che sia, è il nostro volere sciogliere un nodo emotivo che ci portiamo dentro da quando eravamo piccoli. E quindi sto nodo noi lo vogliamo risolvere, abbiamo infinita pazienza, non ci ferma nessuno perché dobbiamo sciogliere. E d'altra parte, essendo uguali gli uni agli altri, verremo sicuramente capiti. Nel mio caso il problema era: esiste qualcuno con cui interagire? E se sì, devo tenere questa interazione. E adesso io non so quale siano il vostro lavoro, comunque trovate. Il percorso è tortuoso, è difficile, ma io ho avuto degli angeli custodi che mi hanno aiutato per strada, voi sono sicuro che troverete i vostri. Mi rendo conto che è difficile. Il nostro cammino è così lungo e le nostre gambe così corte. Però diciamoci la verità, noi abbiamo qualcosa di meglio da fare nella vita che cercare di capire chi siamo e che cosa vogliamo da questo mondo. Io non credo. Quindi, accettiamo il nostro destino, facciamo i nostri bagagli e mettiamoci in viaggio. Passo dopo passo, con fiducia, con gioia, con speranza e soprattutto con buona fortuna. Usata per generare questo
devo dire che ci sono, anche se mi pare infatti anche che la Microsoft per trasferire certificati usi qualcosa di simile. Diciamo che fortunatamente per me sono l'ultima persona a sapere come, non ho mai cercato di andare al di là, cioè vedere l'applicazione, ma non sono mai avuto mai successo nell'implementare alcunché. Diciamo, infatti mia moglie si lamenta moltissimo che non aiuto abbastanza a casa a riavviare il computer e a fare altre cose. Però mi sforzo di andare nella direzione applicativa. Possiamo ringraziare ancora il professor Cali.